Buongiorno a tutti, Miss, diciamo casalinga, è uno di quei vestiti così molto molto comodi, molto sprint estivi. Se mi seguite su Instagram sapete che l'anno scorso ne ho comprati 4-5 da Zuiki, ognuna con una fantasia diversa, e sono molto comodi, e ma sono anche carini. Allora, oggi non so esattamente che andremo a fare, anzi sì, lo so che andremo a fare, che cazzo dici? Oggi farò un trucco tag. Oddio, mi trema l'occhio. Un trucco tag che ho visto da Gaia, non so se la seguite, penso di sì, è molto molto dolce, è una ragazza fantastica che io seguo tantissimo, con molto effetto, e si è inventata sto tag su Instagram dove ha fatto scegliere ai propri followers i prodotti che si utilizzano nel video. Quindi mi è piaciuto tantissimo, perché poi tra l'altro mi avete risposto in tantissime, e quindi in questo video utilizzerò tutti i prodotti che hanno vinto nel sondaggio, nei vari sondaggi. Tra i vari sondaggi però mi sono dimenticata di chiedervi i prodotti della base, quindi come idratanti, contornocchi eccetera eccetera, quindi userò quelli che sto utilizzando in questo periodo. Mi è arrivato da 5 giorni questo prodotto qui di Etherea Cosmesi, che è un'azienda, non so se la conoscete, nata relativamente da poco, campana. Infatti è prodotta a San Marcellino in provincia di Caserta, ed è un siero concentrato, si chiama Intensive Antiox Concentrate, ed è un siero concentrato contro i danni da stress ossidativo indotti dai raggi UV, inquinamento, fumo, affaticamento eccetera eccetera. Si può utilizzare anche come base per la protezione solare, quindi anche per chi vuole andare a mare tranquillamente, e ha all'interno un mix di attivi pieno di frutti, e dà questo effetto di luminosità principalmente. Allora, potrete fare la cosa figa di metterlo così, tipo Instagram, oppure come faccio io, metto un poco sulle dita e poi lo stendo in questo modo. Ok, che anche in questo modo inizia a sgocciolare, ma è normale, è un siero. Il profumo è fortissimo, però devo dire che va via dopo poco. Non so perché, mi ricorda uno sciroppo di quando ero piccola. Tutto bene? Tutto bene? Bravo! Un bicchiere che io compro da Maison du Monde al modico prezzo di 6-7 euro forse. Ma più che altro andare da Maison du Monde a ricomprarlo, quella è la cosa più... Pazienza, ragazzi, con gli uomini, cioè, è caduto da solo dal lavandino, cioè da solo, è strana questa cosa. Allora, come crema contorno occhi utilizzo il gel contorno occhi di Mesauda della linea Aquatius. Lo sto utilizzando più o meno da una settimanella e non è affatto male, perché è molto molto fresco. Ovvio, non fa il miracolo, ok? Però per segni di espressioni molto leggeri, infatti arriva fino ai 30 anni. E soprattutto per un contorno occhi un po' più affaticato, gonfio, contro le occhiaie, secondo me non è affatto male. Ok, visto che è sera e visto che non devo mettere la protezione, perché effettivamente non ce n'è bisogno, perché uscirò direttamente alle 9 di stasera, non metto la protezione solare, ma andrò ad applicare direttamente il fondo. Nel sondaggio vi ho chiesto se volevate che utilizzassi un fondo minerale, avrei utilizzato quello di NIVEA Cosmetics, oppure un fondo classico, ok? E ha vinto la stragrande maggioranza il fondo classico. Non vi ho scritto le marche perché non avevo ancora idea su che cosa utilizzare, ma pensando all'estate, pensando a quando si suda, un po' di dislessia, ho pensato che il fondo perfetto anche in questo periodo è tipo questo qui di NYX, il Total Control, quello ultra fluido, ultra leggero. L'unico problema che ho è che le colorazioni che ho secondo me sono un po' chiarine per in questo periodo, però lo vedremo insieme. E vi voglio mostrare come io riscaldo il fondotinta, spesso sulle spose, qualche, comunque quando si fa la prova e poi in quel giorno magari si è un po' abbronzata e bisogna un po' modificare il colore. Non c'è bisogno di comprare dello stesso fondotinta 5 colorazioni, ma si può modificare con una palette di fondotinta. La palette di Make Up For Ever di fondotinta Pan Stick. E io di solito, questa è una palette che mi porto sempre dietro perché la mischio,
la utilizzo anche come correttore a volte, ma la mischio ai miei fondotinta, ok? Quindi vado a creare il colore perfetto per la cliente, per la sposa o per me stessa. Stenderò il fondotinta con un pennello a setola fitta di Neve Cosmetics, che è fantastico. Come già in passato vi ho detto, questi fondotinta sono modulabili, ultra leggeri. Ok, vado a prelevare un pizzico di correttore dalla palettina, correttore, e vado a correggere questo mostro che mi è uscito. Tremendo. Poi vi ho chiesto quale correttore volevate vedere in action tra quelli di NARS e quelli di Tarte. Ha stravinto quelli di Tarte, forse anche perché sono un po' più facili da reperire. E vado a utilizzare la colorazione Custard, che è una colorazione che va un po' più nel corallo, da come potete vedere ho più chiaie del solito. E poi vado con un pizzico di vanilla, praticamente proprio per dare più luce, a dare due puntini. Sfumo tutto con il pennello delle Real Technique, quello proprio fitto, il più cicciotto. Ho notato che l'ultimo video che ho caricato non ha avuto le stesse visualizzazioni di quelli precedenti, nel senso che si è bloccato come sempre, come era prima del mio annuncio famoso. Non so perché succede spesso questa cosa, ho l'orario, di pubblicazione, non ho idea, oppure il video non vi è piaciuto particolarmente, Come cipria vi ho chiesto se volevate vedere in action una cipria di Neve Cosmetics e o una cipria di Dior. Mi avete scritto in tantissime, appunto avete cliccato sul sondaggio, quella di Neve Cosmetics, e ho scelto una delle mie preferite, che è la Velvet Matte, e la applico praticamente nella zona T in maniera più decisa, anche se il fondotinta che abbiamo utilizzato è comunque un fondotinta tendenzialmente opaco. Poi vado con la stessa cipria, però scrollando bene l'eccesso, anche sul contorno occhi, perché comunque anche se è opaca, questa è una cipria comunque molto leggera e non mi segna particolarmente il contorno occhi, quindi se scrollata bene, non utilizzata in dosi eccessive, va bene anche per quello. Come kit del contouring mi avete stra-epinto con il kit di Anastasia Beverly Hills, un po' perché secondo me adesso è un po' di moda, perché adesso è da Sephora, si trova da Sephora, è un marchio, per chi non lo conoscesse, ma penso che la signora Anastasia la conoscete in tantissime, americano, che finalmente è approdato in Italia, quindi anche noi possiamo comprare Anastasia da Sephora. Quindi vederla, toccarla con mano. Vi avevo messo nel sondaggio questo di Anastasia e quello di Kat Von D e ha vinto questo qui, appunto. Il kit che ho io è quello in polvere ed è un kit che, da come potete vedere, non ho utilizzato tantissimo. Vi spiego anche il motivo. I colori non sono niente male, il problema sono le cialde, che le reputo un po' piccine, anche se comunque si possono togliere e attaccare altrove, vedete, cioè, ci sono i buchetti, quindi anche abbastanza professionali. Al centro abbiamo il colore del marrone freddo, perfetto per le ombre, e poi abbiamo due colori abbastanza caldi, questo è un intermedio. Comunque il kit che ho io è quello, penso, per le chiare. Lo comprai un po' di tempo fa. E poi ci sono i punti luce, ce ne sono due totalmente opachi, uno col sottotono giallo, l'altro con sottotono rosa, e poi uno leggermente perlato, che non è tra i miei preferiti, però non è male. Allora, per le ombre, ok, in questa zona qui vado con il marrone freddo. Vedete il pennello, che già il pennello che sto usando io, che è il 137 di MAC, che è a goccia e quindi è proprio preciso, è piccino. Ma se utilizzassi un pennello un poco più grande non riuscirei a prendere il prodotto. Però è un bel tocco di marrone, vedete? Ok, invece sui contorni, dove d'estate diventate un po' più abbronzate, vado con un marrone caldo. Non vado con questo perché lo reputo un po' troppo aranciato, ma con questo che è una via di mezzo. Riprendo il marrone freddo e vado a fare un poco di contouring sul naso, perché ultimamente mi vedo un naso enorme, ma oltre che enorme me lo vedo proprio gonfio. Vuoi la sinusite, vuoi l'aumento di
di carne, di grassi che sta avvenendo il mio corpo. Mi vedo già la faccia un po' col pallone, ok? Direte voi, ma no, stai bene così. No, raga, mi vedo brutta in questo periodo. Tra i vari blush ha vinto quello di Nabla, e il blush che utilizzo di più d'estate in generale è Kendra. E questo blush a me piace tantissimo. Le polveri di Nabla mi piacciono, ma non tutte. Quelle per il contouring non sono, non sono tra le mie preferite, però nemmeno gli illuminanti. Però i fard, ragazze, blush sono fantastici, cioè questo ha un effetto proprio salute, naturale, fresco, mi piace tantissimo. Come illuminante io avrei utilizzato l'illuminante in polvere libera di Inglot, che ho provato solo un paio di volte, ma ha vinto quello di Becca. Io possiedo due colorazioni, questo è Champagne Pop, che è un po' più caldino, vedete, proprio è stupendo, questo l'ho comprato in America, e poi possiedo il classico Opal, come si chiama là? Avete capito qual? Ma questo qui lo utilizzo un po' meno, quindi ho deciso di mostrarvelo perché comunque, cioè, raga, ne vogliamo parlare? È un poco più caldo, meno glaciale, ecco, quindi magari si sposa benissimo d'estate o sugli incarnati un po' più caldi, invece l'altro, quello lì più famoso, è un po' troppo freddo forse. Completata la base, passiamo agli occhi. Ho già applicato una base per l'ombretto e sto testando in questo periodo quella di Misauda, l'Extreme Eyeshadow Base, che è un po' color carne, anche se noi questo trucco ci servirà poco. E poi sono andata anche al di sopra con un pizzico di cipria, perché così quando andrò a sfumare gli ombretti scivoleranno più facilmente. Ok, tra i vari ombretti che hanno vinto, diciamo, la scommessa, perché mi aiuteranno nella sfumatura, hanno vinto quelli di Neve Cosmetics. Quindi andiamo ad utilizzare quelli in cialda. Vado a prelevare un pizzico di Texas, che fa parte della palette di Makeup Delight, credo sia ancora vendibile, che è un marrone caldino, non è proprio caldo di quelli proprio marroncini, molto con un pizzico di rosso dentro, quindi è una via di mezzo. Ne prendo una piccola quantità e vado a delimitare la piega palpebrale, ok? In questo modo. Come sempre, con un pennello applico prodotto, con l'altro pulito lo vado a sfumare, a diffondere. Questo capello non è invitato alla festa. Come dicevo nello scorso video o nei video precedenti, volevo intraprendere con voi qualche discorso in merito, diciamo, alla vita quotidiana in generale mentre mi trucco, perché comunque questi sono get ready with me, non sono tutorial, no? E però allo stesso tempo io non so veramente di che parlare, mi avete chiesto tantissime cose, tipo la base estiva, un trucco fresco, luminoso, un trucco da sera, da cerimonia e così via, però non mi avete dato idee su il trucco l'argomento da trattare in questi mesi, no? Però non so, se ne avete ricordatevi di scrivermele qua. Ho creato questa leggera ombreggiatura, deve essere una cosa proprio fresca. E poi, tra i pigmenti che vi ho chiesto, perché volevo applicare un pigmento con voi in questo video, vi ho chiesto quelli di MAC e quelli di Inglot. Mi avete richiesto quelli di MAC. Vado ad utilizzare Pret It Up, che è praticamente un pigmento edizione limitata, ma non so se l'hanno messo nella permanente, perché ce l'ho da parecchio. Ad ogni modo MAC ne fa sempre di simili, quindi lo troverete sicuramente in moto. Per bagnare i pigmenti solitamente utilizzo il Fix Plus, ho acquistato la versione alla rosa, quindi è la prima volta che lo userò con voi, lo voglio usare anche come fissante trucco, quindi vi dirò anche dopo cosa ne penso, magari che sensazioni ho avverto. E che cosa faccio? Spruzzo un po' di Fix Plus nel tappino e con un pennello vado a prendere il prodotto dal pigmento, cioè vado a prendere il pigmento e ce lo vado a immergere dentro. Si creerà una sorta di pappina. Cioè, è bellissimo. È un oro, secondo me è pazzesco. Poi che faccio? L'ho applicato così da bagnato, prendo lo stesso pennello e ne vado a prelevare un altro po'. Lo vado praticamente ad applicare sopra ad asciutto. Sembra effetto proprio bagnato. Sfumo leggermente i bordi con un pizzico del marrone di che ho messo prima,
di modo che non ci siano troppi stacchi di colore. Dalla palette I Chiarissimi vado a prendere Unicorno, che è uno dei miei illuminanti preferiti di neve, che è uno champagne che ha diversi riflessi, e lo applico sul dotto lacrimale. Poi non ricordo di averla messa nel sondaggio, però praticamente volevo mettere un tocco di verde, perché il verde è un colore che utilizzo veramente poco, perché sugli occhi azzurri diciamo che non è tra i più indicati, azzurro verdi, però penso anche a voi che avete gli occhi castani. E vado con una matita di Wycon verde, che è la 09, vedete che è un verde foresta molto scuro. Vado all'interno e anche all'esterno. Con un pennello a penna mi vado a sfumare prima la matita. Vedete che effetto? Non vi preoccupate, perché al di sopra dovremo completare il trucco. Vedete, questo è l'effetto che si ha quando mettete solo una matita all'interno che poi sbava, perché se non toccate la parte superiore con un colore deciso come la parte inferiore sembra che avete l'occhio così. E poi, sempre dalla palettina di Giuliana, vado con Pacifico, che è questo ombretto verde, cioè è pazzesco. Lo vado a tamponare al di sopra. Un pochino. Ora, tra l'eyeliner di stile e quello di NYX Professional Makeup, ha vinto quello di NYX Professional Makeup, che è anche uno dei miei eyeliner preferiti finché dura, finché non esplode tipo penna, perché purtroppo a volte succede che inizia a esplodere la punta, ma finché non arriva a quel momento è uno dei miei eyeliner preferiti. Come ciglia finta utilizzo le 070 di Ardell, che sono volume ma non effetto finto, tipo quelle che si vedono tantissimo su Instagram, ma anche per uscire le utilizzano, quelle finte, proprio finte che si vedono. Mentre acqua l'asciuga vado a definire le sopracciglia, e ha stravinto la maggioranza con la matita sopracciglia di Anastasia Beverly Hills. Il colore che utilizzo io è medium brown. Il mascara che ha vinto è il Pupa Pump Extreme. Ho visto che Pupa è uscita con un Pupa Pump nuovo, che appena posso acquisterò. Sono molto curiosa di vederlo in action, perché i mascara di Pupa sono tra i miei preferiti. Sono tra l'altro economici. L'effetto di eyeliner completo l'altro occhio e sono da qui. Come rossetto ha vinto il rossetto liquido di Kat Von D e non quello cremosino di MAC, e ho scelto Lolita, che è uno dei miei rossetti preferiti in assoluto. La tonalità, la consistenza mi piace da impazzire, lo riesco ad abbinare praticamente a qualsiasi look. Ecco qui, questo è il look finito. Da quando sono incinta dovete sapere che i miei capelli non li capisco più, li ho tagliati la settimana scorsa tantissimo, ma considerate che li ho lavati stamattina, ma sono un po' ondulati, non si capisce, salva capello qua dietro, ecco. E niente, questo è il look finito, mi è venuto un po' così, è extra strong sugli occhi ma comunque molto luminoso, vedete? È bellissimo secondo me. Ciglia finte necessarie, ma potete farne anche a meno se non siete abituati a portarle, e mi piace tantissimo. Secondo me è un look perfetto per l'estate di sera, quando appunto magari avete un po' più di voglia, accendete l'aria condizionata, perché so che è impossibile gestire il tutto. E devo dire anche che l'effetto del fondotinta, forse anche del siero di Etherea Cosmetics, non lo so, mi vedo abbastanza luminosa e fresca, niente, non trovo pace. Ho indossato anche una bella collana poco appariscente, considerando che sono un po' più diciamo casual, però anche un tocco di cafonamma
ci sta. Niente ragazzi, io vi do un grosso bacio, mi smonto perché toglierò le ciglia finte, la collana, vado a cena un attimo a casa e poi usciremo stasera. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate del look, che idee mi date, perché voi siete la mia fonte di ispirazione. E poi soprattutto mi piacerebbe capire perché il video precedente non vi è piaciuto, o quantomeno, cioè magari vi è anche piaciuto però è stato visualizzato poco, aperto poco. Vorrei anche capire questo. E niente, proponetemi qualcos'altro. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.